Leggo le mani. Battista, assente. Gregorio Vito, assente. Albero Tanza, Ruggero, Farizza, Tribuzio, assente. Ricase, Tanzi, Siciliano, Iperna, Colonna, Luzzi, Brunetti, Del Re, assente, Albuni, 12 presenti, 5 assenti, la seduta è andata. Se vi parlare di attenzione. Seduta valida, andiamo con l'inno nazionale.
Grazie. Procedo con la lettura delle delegazioni scritte. Sottoscritto con il numero 7 anche il nome dei consiglieri comunali di Pernere, Re, Brunetti e Liuzzi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento del Consiglio Comunale, facendo seguito a quanto richiesto durante la seduta del Consiglio Comunale del 20-12-2016, non avendo ricevuto nessuna informazione al riguardo, in virtù delle note del Consorzio, trasmesse anche ai consiglieri comunali in data del 1-4-2016 e 20-12-2016, chiede al signor Direttore informazioni riguardo gli importi e relativo capitolo di bilancio su cui dovrebbero essere state accantonate le somme versate dai comproprietari delle aree incluse nel comparto edilizio denominato 5-3. Fuori l'occasione per porre il signor Saluti che risponde. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Nel ricevere l'interrogazione scritta da parte dei consiglieri comunali abbiamo provveduto tempestivamente a girare la stessa agli uffici perché avevamo bisogno di avere i pareri tecnici sia dall'ufficio tecnico che dall'ufficio finanziario. Nell'attesa dei pareri abbiamo cercato di ricostruire quello che è successo nella rotizzazione della maglia ciclotrattica. L'abbiamo ricostruita in maniera molto sintetica con la collaborazione dei consiglieri comunali che ringrazio, Antonio Tricase e Gianni Alberotanza, perché la situazione ci è sembrata un po' intarbugliata in un primo momento e quindi abbiamo voluto ponderare tutto quello che fosse successo. Faccio una breve cronistoria della notizzazione C2-3 partendo dalla delibera del Consiglio Comunale numero 45 del 2 ottobre 2006 che ha adottato la maglia C2-3 e successivamente nel 2009 con la delibera del Consiglio numero 20 c'è stata l'approvazione della rotizzazione C2-3. Abbiamo poi trovato nel fascicolo che l'ufficio ci ha messo a disposizione le missive che ci sono state per sollecitare i vari proprietari a convenzionarsi sino ad arrivare al Consiglio Comunale del 2013 che ha approvato a dicembre la bozza di convenzione che è stata sottoscritta dai lottizzanti. Abbiamo riscontrato poi che a maggio del 2013 c'era stata la costituzione di un consorzio volontario. Maggio 2013, c'era stata la costituzione di un consorzio fatto con una scrittura privata che l'ufficio ci ha spiegato poi che aveva chiesto esplicitamente che la costituzione fosse fatta con atto pubblico. E così nel giugno del 2013 c'è stata la manifestazione di intenti alla costituzione del consorzio con il consorzio che chiedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. I primi oneri di urbanizzazione sono state versate nel 2014, sono state versate nel 2014 perché con gli uffici si era convenuto il versamento del 2014 per un problema di bilancio in quanto stipulando le convenzioni a dicembre non erano in grado di accertare in entrata gli oneri a dicembre e così c'è stato il primo versamento degli oneri nel 2014. Successivamente a giugno del 2014 sono
arrivate diverse note dei lottizzanti che chiedevano di non versare la seconda rata degli oneri di urbanizzazione, in quanto non si era ancora provveduto all'espletamento di tutta la procedura prevista dall'articolo 5 della Convenzione. A febbraio del 2015 ci sta la comunicazione del notaio che comunica all'ufficio tecnico la costituzione in forma pubblica del consorzio. Ci sono poi diverse richieste da parte del presidente del consorzio di procedere con l'esecuzione d'ufficio del comparto per le ditte che non si erano convenzionate. E così a marzo del 2015, sempre il presidente del consorzio comunica l'impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del consorzio, conferma l'incarico ai progettisti, condivide i progetti presentati, trasmette il progetto delle urbanizzazioni primarie e comunica all'ufficio che i consorziati avrebbero dovuto versare la seconda e la terza rata semestrale relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria direttamente al consorzio. Datato 25 marzo del 2015, assunto il protocollo il 26 marzo del 2015. Con delibera di giunta comunale numero 80 del 12 giugno 2015, avente ad oggetto il piano di lottizzazione della maglia 5-3, esecuzione impropria dell'opera di urbanizzazione primaria, la giunta comunale fa un atto di indirizzo con la quale delibera che prende atto della volontà del consorzio costituito di eseguire in proprio le opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione della maglia 5-3, prende atto della relazione allegata alla presente a firma dell'ingegner Vito Berardi, in particolare della necessità di acquisire il parere paesaggistico atteso che il comparto si sviluppa per e quando utile droni da monti e da valle della linea di demarcazione dei 300 metri, e nomina responsabile del procedimento l'ingegner Berardi, che si incaricherà di predisporre quanto necessario per l'attivazione delle procedure per la realizzazione delle opere. Nella relazione dell'ingegnere, tra l'altro, si legge: preso atto della costituzione del consorzio, all'approvazione della progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione si procederà alla restituzione delle somme già versate dai lottizzanti per la realizzazione proprio delle stesse. A questa delibera sono arrivate il 23 giugno due opposizioni e richieste di annullamento. E poi arriviamo a gennaio 2016, quando ci sta la prima nota del presidente del consorzio che richiede il rimborso degli oneri di urbanizzazione. Sino ad arrivare alla nota che ha presentato il 19 dicembre sempre il presidente del consorzio, poi condivisa dall'interrogazione fatta dai colleghi di minoranza. Noi abbiamo ricostruito questo non per entrare tecnicamente nel merito, perché su questo ci sono ancora dei dubbi, non a caso con l'ufficio tecnico, confrontandoci anche stamattina, abbiamo ritenuto che bisogna verificare il consorzio in maniera puntuale per tutelare tutti i lottizzanti che hanno deciso di non aderire al consorzio.
e che comunque in merito alla CIDO 3 l'ufficio non si è ancora espresso, pure perché è in attesa della PAS. In merito all'interrogazione fatta dai consiglieri che Chiara ci chiede di conoscere gli importi del relativo capitolo di bilancio su cui dovrebbero essere state accantonate le somme versate dai proprietari delle aree incluse nel comparto edilizio denominato CIDO 3, come ho detto prima, noi abbiamo trasmesso subito la richiesta agli uffici, l'abbiamo sollecitata diverse volte perché da una lettura che abbiamo dato noi in un primo momento, appena abbiamo avuto cognizione di questa richiesta, è stata quella di andare a verificare nel 2014 se effettivamente ci fossero state entrate degli oneri, e abbiamo accertato che c'è stato il versamento degli oneri e dalla verifica del consuntivo del 2014 non riscontravamo nella spesa gli oneri di urbanizzazione. Per questo abbiamo dovuto attendere il parere degli uffici, dei quali io ne voglio dare lettura a questo consiglio comunale. Risposta nota prop 160 del 3/1/2017 per riscontro note sono risultate in alta. Con riferimento alle note in oggetto specificate, finalizzate ad acquisire informazioni inerenti ai versamenti degli oneri di urbanizzazione del comparto denominato CIV3, si trasmettono copie delle note 30.356/11/2014 con relativo allegato e copia delle note protocollo 14.227/10/2015. Altro non posso aggiungere perché non ho consapevolezza degli ulteriori versamenti pervenuti a mente. Ad oggi nessuna attività è stata posta in essere del comparto poiché ancora non risolte alcune problematiche che incidono sulla sua realizzazione e che dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento, non ultime quelle sollevate dal signor Filippo Eltreccio con nota protocollo 117 del 3/1/2017. Giusto per informare il Consiglio Comunale, il signor Filippo Eltreccio con la nota 117 del 3/1/2017 chiede agli uffici se la delibera del numero 80 del 12/6/2015 è ancora in vigore o se è stata annullata, e diffida per ipotesi di danno irrevocabile. Questa nota che ho appena letto è la firma dell'ingegnere Berardi, ma vi leggo le note allegate che sono la 30.356/11/2014, avente ad oggetto urbanizzazione PDL 53 contrada Pozzetto, creazione apposito capitolo. Questa era indirizzata al responsabile del servizio finanziario. Considerato che è stata sottoscritta la condizione di lottizzanti nella maglia in oggetto, conseguentemente le ditte firmatarie stanno versando gli oneri previsti per l'infrastrutturazione dell'area, si chiede alla signoria vostra l'istituzione di apposito capitolo finalizzato alla restituzione di tale somme, pari a circa €940.000, attesa la manifesta volontà delle stesse ditte di realizzare il proprio le opere. Nel momento in cui l'ingegner Berardi ha contezza della volontà del consorzio di istituire, di realizzare il proprio le opere, ha chiesto l'istituzione del capitolo dichiarando quanto dovevano essere accertate come somme e quindi messe sul capitolo per la restituzione. È allegata la tabella di riparto degli oneri. E il 10 giugno del 2015, con nota 14.226, sempre a firma dell'ingegner Berardi, 10 giugno 2015, oggetto verifica versamenti per opere di urbanizzazione primaria nel piano di lottizzazione 5-3. Dalle verifiche effettuate sulle reversali fornite relativamente all'anno 2014, si comunica che l'importo da considerare per l'urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in oggetto è pari a €687.871,55. La responsabile del servizio finanziario, con nota prop 1480 del 24 gennaio 2017, avente ad oggetto versamento oneri di urbanizzazione 5-3, risponde:
in risposta alla vostra nota PROT numero 160 del 3/1/2017, si riscontra quanto segue. Nel corso dell'anno 2014 sono state impiegate diverse somme versate dai cotizzanti della maglia C5-3, impiegate ai capitoli di bilancio 87-801, 87-802 e 87-03, relative ad oneri di urbanizzazione. A seguito della nota del responsabile del servizio urbanistica, protocollo numero 30.356 del 11/11/2014, si è provveduto a istituire in sede di assestamento al bilancio 2014 apposito capitolo di spesa numero 331.600, denominato realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di cotizzazione, per l'importo indicato nella predetta nota, pari ad euro 940.000. Nessun impegno è stato fatto entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015 si è istituito altresì apposito capitolo di entrata al numero 87.815, denominato oneri di urbanizzazione versati dai soggetti area C2-3. Queste sono le risposte che sono state fornite dagli uffici. Stamattina abbiamo incontrato la responsabile del servizio finanziario per farci ulteriormente spiegare quello che significava il suo impegno è stato fatto entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario e soprattutto per capire se a chiusura del consuntivo 2014 gli oneri di urbanizzazione fossero andati nel fondo vincolato.